cibi fritti, quelli molto salati, quelli contenenti grassi animali, vanno consumati con moderazione. È bene limitare anche le bevande gassate. L'anidride carbonica è un gas acido, leggete bene qui, che può produrre irritazione allo stomaco. Che vive il frase con ciascun tipo di avversio. Lui ci ha con mio fratello Marco Fratello. Continuiamo con la correzione dei compiti. Allora cosa si può fare? Silenzio! State zitti! Andiamo subito nella stanza segreta, dobbiamo parlare! Zitti, zitti ragazzi! Zitti! Come ve l'ho già detto in Pulmino, fa dei sogni bruttissimi! Come bruttissimi? Ma che cosa sogna? Un sogno, bisogna chiederlo a lei! Sì, ma adesso dov'è? Sì, Benedetta! Ma tutti fanno dei brutti sogni. Nella vita è normale attraversare dei momenti difficili. Bisogna avere pazienza e tutto passa da solo. Allora, intanto questa sera, prima di andare a dormire, ti faccio un bel bicchiere di latte caldo. Ma tu devi cercare di pensare a cose belle. Come, non so, quest'estate in Sardegna, il tuo vestito nuovo. E poi il prossimo mese c'è il tuo compleanno. E vedrai che festa! Non lo so, sarà a casa, ho visto sua mamma che gli è venuta a prendere a scuola. Dai ragazzi, non perdiamo tempo! Ma cosa vuoi che facciamo noi bambini? È vero, dobbiamo andare dai grandi. Ok, ok ragazzi, aspettate un attimo. Abbiamo deciso di andare dai grandi, ma da chi? Un problema di brutti sogni, eh? Sì, siete venuti proprio dalla persona giusta. Dalla persona giusta, perché con l'autorità che mi è conferita dalla... Scusate. Pronto? Certo, certo. Entro la prossima settimana i lavori saranno terminati. Non c'è dubbio, si fidi del suo sindaco. Arrivederci. Sì, dicevo, con l'autorità che mi è conferita dalla cittadinanza tutta, emetterò un'ordinanza che bandisca. Pronto? Carissimo, buona giornata. Io splendidamente, e lei? Bene, grazie. Guardi che per quel permesso ho già provveduto. Non c'è di che, è il mio dovere. Auguri anche lei. Arrivederci. Dunque, dove ero rimasto? Ah sì, emetterò un'ordinanza che bandisca tutti i brutti sogni dal nostro comune. E così, così, e così, tutto il giorno così in questo ufficio. Pronto? Ah, buongiorno assessore, come sta? Scusi, pronto? Ciao cara, scusa, ma sono impegnato sull'altra linea adesso. Sì, sì, certo che li ho comprati. No, non posso portarteli adesso. Ho capito che stai allattando, ma cosa dovrei fare? Allattare il posto tuo, forse?
non sapete che esiste una medicina per risolvere qualsiasi problema? No, Ecco, prendete questa ad esempio. Si chiama Super Lavoro. Farebbe tornare la voglia di lavorare anche il più pigro del paese. Oppure questa. Vita Bella. Una bustina al giorno e la vita vi sorriderà. Ma anche per la vostra amica ho quello che ci vuole. Lasciatemi cercare. Vediamo un po' dove sarà. Questa no, questa neppure. In questo studio non c'è mai ordine. Accidenti, infermiera. Ma questa. Ma dove sarà finita? Ma dov'è? Dov'è? Dov'è questa dannata? Dov'è? Proviamo a vedere nel cassetto. Ma non è nemmeno qui, Dov'è? Dov'è? Accidenti, medicina! Dove sarà? Dannata medicina! Avete detto qualcosa? No. Comunque l'ho trovata. Si chiama Dormi Bene. Due iniezioni al giorno e i brutti sogni, puff, spariscono. Dormi bene. Due iniezioni al giorno. Qua. Non avete mica rientro oggi? No, è che siamo venuti a parlarti a Benedetta. Ma sì, la Benedetta. Ho proprio visto che oggi è venuta a scuola solo per scaldare il banco. Non è che voi sapete qualcosa che io non so? Sì, maestra, ma è una storia lunga. Ah, ma io ho tempo. Raccontatemi pure che è meglio. Allora, tutto è cominciato quando la Benedetta... Ed è per questo che la Benedetta dormiva stamattina. Ecco qua che saltano fuori le lacune della supplente dell'anno scorso. Questi sono i risultati a non sviluppare, come Dio comanda, le direttive del Ministero. Mamma, che lucida che sono. Sta bambina qui va verificata. Bisogna che alla prossima programmazione si fissino degli obiettivi per un progetto ad hoc per lei. Ci saranno i fondi, così poi con l'autonomia, Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Cosa posso dare? Una mortadella col pistacchio, un po' di stracchino fresco o una ricottina appena arrivata? No, grazie. Non avrebbe qualcosa contro i brutti sogni? Brutti sogni? Sì, brutti sogni, incubi terribili. Una nostra compagna di scuola non riesce neanche a dormire. Perché? Lei non ne fa mai? Uè, ragazzi, guardate che io di notte dormo. Non posso mica permettermi di sognare io. Ma come? Provate a venire qui dietro al posto mio e farvi una giornata di lavoro. Altri che butti sogno non riuscire a dormire. Ma veramente? Noi andiamo a scuola. Ecco, io alla vostra età già lavoravo. E invece voi cosa fate? Tutto il giorno davanti alla televisione che vi riempie la testa di stupidaggini, fesserie. Ecco perché la notte non riuscite a dormire. A
Abbiamo capito, grazie, lo sacchino fresco va benissimo. Ma dimmi te, che robe! Venite, venite pure. Buongiorno bambini. Buongiorno. Ditemi pure. Noi eravamo venute per risolvere un problema. Aspetta un po'. È un po' di tempo che non ti vedo, la dottrina. La dottrina è una cosa importante. Si sta assieme agli altri, si imparano tante cose. Insomma, bisogna andarci. Noi siamo venute perché non sappiamo risolvere un problema. Voi giovani, credete che i problemi si risolvono da soli? Ma bisogna prima comportarsi bene, ubbidire i genitori, non dire parolacce, fare i compiti sempre, e allora vedrete che i problemi pian piano si sistemano, si risolvono. No, no, ma noi ci comportiamo bene, non è quello il problema, sono i sogni. Ecco. Ecco cosa significa non venire a catechismo. Se aveste letto il libro del profeta Geremia, sapreste che c'è scritto: eccomi contro i profeti di sogni menzogneri. Li raccontano e fanno deviare il mio popolo con le loro menzogne. Che rotte sti grandi, parlano, parlano e poi non ci aiutano per niente. Sì, è vero, io da grande non vorrei diventare così. E anche questa notte Benedetta farà ancora brutti sogni. Buongiorno bambini, vi ho sentiti parlare di brutti sogni. Ma lei da dove spucca? E chi è? Diciamo che sono un vostro compaesano e posso aiutarvi. Sì? E come? Io so sicuramente che c'è sotto questa faccenda. Statemi a sentire, vi racconterò una storia. Si racconta che tutte le notti nei nostri boschi si aggira un personaggio molto particolare. È una specie di gnomo, si chiama Mazzariol. C'è chi dice di averlo visto piccolo, piccolo, chi dice invece che sia alto come un bambino, ma sempre, sempre vestito di rosso. È proprio un burlone, dispettoso, ma non cattivo. Un genietto che si diverte a fare scherzi alle persone e agli animali. Ad esempio, si intrufola nelle stalle e arruffa la criniera ai cavalli, oppure intreccia le code delle mucche. O ancora, se la mattina una bella bambina non riesce a pettinarsi i capelli, tanto sono aggrovigliati, è sempre colpa sua. Si dice anche che il Mazzariol faccia perdere l'orientamento a chi attraversa il bosco, seguendo le sue tracce. E poi sembra che possa far perdere anche la ragione, il senno, o come si dice da queste parti, la favela. Un altro scherzo che questo gnomo si diverte a fare è quello di entrare nelle case di notte, sedersi sulle pance delle persone che dormono e provocare loro dei terribili incubi. Proprio come quelli che fa la vostra amica. Beh, ora devo andare. Arrivederci bambini e buona fortuna. Avete sentito ragazzi? Dobbiamo trovare Mazzariol! Andiamo tutti nel bosco! Sì!
se sei così piccolo che ti nascondi tra le foglie. O forse di tra gli alberi. Ma dove sei? Sentito parlare del mazzariolo? Sì, quel terribile nanetto vestito di rosso. Nanetto vestito di rosso? Ma non sapete che il mazzariolo si può trasformare in un vecchio barbuto con mantello e cappello e va in giro a raccontare storie per prendere in giro la gente? Ma allora era lui! Oh no, sono io il mazzariolo! No, sono io il mazzariolo!
forgive you, boy, but don't return.